In questo video vi spiego perché sto rimandando indietro una fotocamera capace di fare questo. Ciao a tutti da Fabrizio e bentornati come al solito qui sul canale. In questo video vi voglio raccontare la mia esperienza di quasi un mese con la Insta360 One X e il perché la sto rimandando indietro. Voglio partire raccontandovi un minimo di caratteristiche. Questa videocamera è una videocamera a 360 gradi in grado di registrare filmati in 5,7K. Che cosa vuol dire quello che ho appena detto? Innanzitutto, videocamera a 360 gradi vuol dire che è dotata di due lenti. Le videocamere a 360 devono essere tutte dotate almeno di due lenti, quindi riprenderà sia di qua che di là per riprendere appunto tutta una sfera di tutto quello che avviene attorno a voi e appunto memorizza questi filmati per una risoluzione totale appunto di 5,7K, che possono sembrare molti, ma appunto spalmati su tutti i 360 gradi del video non sono una risoluzione così esagerata, ma sono necessari perché se voi volete fare un'operazione che si chiama reframing, ovvero estrarre un video magari in 16 noni da pubblicare su YouTube, avrete a disposizione una risoluzione circa pari al 1080p, quindi Full HD. Diciamo che il 2018 è stato un buon anno per le videocamere a 360 gradi, perché sia questa che la GoPro Fusion vi danno una qualità, diciamo, molto buona, che prima era impossibile, a un prezzo comunque abbastanza abbordabile. Questa è più abbordabile della GoPro Fusion, perché questa arriva a costare circa 350 euro. Tenete presente che una videocamera a 360 gradi vi dà possibilità che voi adesso non vi potete neanche immaginare: fare fotografie o video in un modo incredibile, riprendere una scena senza dover porre attenzione a come avete sistemato la videocamera, a cosa c'è perfettamente inquadrato, perché lei riprenderà tutto e quindi potete vedere voi, potete anche vedere quello che avete davanti e potete soprattutto decidere in un secondo momento che immagine estrarre da tutta questa sfera. Quindi è veramente comodo poter riprendere con questa videocamera, perché la mettete in un punto e ve ne dimenticate, o ve la legate, o ve ne andate in giro con un selfie stick, ma non dovete fare attenzione a che cosa state riprendendo, semplicemente la lasciate lì a riprendere e poi deciderete in seguito che cosa volete far vedere nel video definitivo. Oppure ovviamente potete pensare di pubblicare un video a 360 gradi in cui sia poi l'utente a decidere in qualsiasi momento che cosa vuole visualizzare. La qualità costruttiva di questa videocamera è sicuramente buona, ha un bel feeling ed è anche, siccome è lievemente gommatina la sua superficie di plastica, è anche diciamo antiscivolo, quindi è facile da tenere in mano, ma in ogni caso nel 100% delle volte in cui la userete con un selfie stick che Insta360 vi vende a circa 16 euro, ma se volete un pochettino quello più completo, che è quello che avevo comprato anche io, costa sui 50-60 euro. Si chiama il Bullet Time Selfie Stick, vi dà un selfie stick più una handle, una sorta di maniglia che potete agganciare sia in verticale che in orizzontale, quindi possibilità di agganciarla a, diciamo, 90 gradi, e che vi permette di fare riprese molto particolari e che anche funziona come un piccolo treppiede. Attenzione, perché la Insta360 One X non è waterproof, quindi non tenetela sotto la pioggia, non la immergete in acqua. È dotata di due LED che vi indicano che cosa la videocamera sta facendo, ad esempio lampeggiano se state riprendendo, e questa cosa vi serve assolutamente, perché voi la mettete lì, cominciate a riprendere, ma dovete sempre tenere d'occhio che quella continui a riprendere, magari non si siano scaricate le batterie. Che batterie, punto veramente dolente, uno dei motivi per cui ho deciso di mandarla indietro: batterie che durano troppo poco. Io ne avevo comprata anche una aggiuntiva al costo di 20 euro, al massimo vi fa un'oretta di videocamera accesa, ma se state riprendendo, quindi la accendete, la spegnete, fate
fate foto, fate cose schiaccate, guardate il display, tra l'altro ha un display, un piccolo display LCD che però si vede molto poco sotto la luce del sole, questa batteria non vi durerà più di 30-40 minuti al massimo. E secondo me questa videocamera è perfetta per registrare filmati di una durata abbastanza lunga, possiamo dire. Per esempio, la attaccate sul tetto della macchina e riprendete tutto un percorso per poi in post produzione velocizzarlo e fare un fantastico hyperlapse che verrà bellissimo, anche perché il software della Insta360 ha delle potenzialità veramente interessanti. Però questa batteria è famosissima oltre per il fatto che dura veramente poco in qualsiasi condizione, ma anche perché è molto piccola, è tristemente famosa perché a basse temperature, per esempio, tanti la usano per farsi le riprese mentre sciano, mentre vanno sullo snowboard, ecco, a basse temperature dura ancora meno, si dice che duri attorno a 10-15 minuti massimo, e capirete che non sono sufficienti. A dire il vero, Insta360 sta rilasciando una batteria specialmente creata per le basse temperature. Non so in questo momento quanto costi, però ovviamente è un accessorio che dovete comprare in più. E qui arriviamo a un altro tasto dolente: gli accessori sono praticamente incomprabili perché non sono a stock. Ad esempio, le batterie per bassa temperatura le mettono in vendita e dopo 5 minuti sono già tutte esaurite. Il case, perché tenete in conto che un oggetto del genere è molto delicato. Io avrei voluto comprare un case, una custodia, quindi protettiva, che faccia sì che se sbatte da qualche parte non mi si rompano le lenti, perché, e qui aggiungiamo un altro punto dolente, non ci sono pezzi di ricambio per questa videocamera, ovvero se voi spaccate una lente, la graffiate o vi cade, o si spacca proprio completamente, ciao ciao videocamera. Forse, se va bene, la potete rimandare indietro a Insta360 e sperare che ve la aggiustino, però dovrete ovviamente aspettare un sacco di tempo e il prezzo ovviamente sarà molto più alto che non se si fosse in grado di cambiare semplicemente una delle due lenti o tutte e due, o insomma avere dei pezzi di ricambio. Insta360 ha nel suo parco accessori una quantità di prodotti veramente vasta, accessori per fare qualsiasi cosa, per esempio per legare il selfie stick alla propria schiena e andare in giro ad esempio facendo mountain bike o sulla moto, oppure accessori per legarsela al polso, per legarla alla tavola da surf, per legarla al kitesurf, qualsiasi, veramente qualsiasi cosa. Il problema è che tutti questi accessori, oltre che sono abbastanza cari e comunque non si trovano, diventa veramente difficile acquistarli, e quindi se io non posso comprare un case, non posso comprare le batterie aggiuntive, non posso comprare niente, rimango solamente con la videocamera. Tenete però in considerazione, quando vi approcciate ad acquistare una videocamera a 360 gradi, che il workflow per estrarre dei video appunto da questo prodotto sarà abbastanza lungo e complicato. Mi spiego meglio. Questa videocamera registra due filmati per volta sulla scheda SD, un filmato per ogni lente. Questo viene fatto perché le operazioni di stitching, ovvero combinare i due filmati in un unico file, è un'operazione abbastanza complessa e la videocamera non riesce a farlo in tempo reale mentre sta registrando, tenete conto appunto, 5,7K di filmato, e quindi bisogna farlo successivamente. Cosa vuol dire? Che voi dovrete prendere l'SD oppure connettere con un cavetto la fotocamera, la videocamera al vostro computer o al vostro smartphone, e tra l'altro vi faccio vedere qua micro SD. Ragazzi, io sono contro la micro SD. Nel 2018, ormai 2019, non possono uscire prodotti che costano comunque un prezzo interessante, non costano, non è una videocamera da 50 euro comprata su AliExpress, con una micro SD. Veramente una cosa che mi fa andare ai matti. In ogni caso, lo dovete connettere al vostro smartphone, al vostro iPad, al vostro computer, scaricare questi filmati e quindi metterci tempo. Potete anche connetterlo via wifi, ma il trasferimento sarà molto più lento, quindi il mio consiglio è di farlo assolutamente con il cavo. Scaricare appunto i due filmati e utilizzare un'applicazione per combinarli tra loro. Una volta fatto quello, potete sempre utilizzare questi software per fare quello che viene chiamato reframing, ovvero decidere in ogni momento del filmato che cosa far visualizzare all'utente, per poi esportarlo per esempio in 16 noni oppure quadrato per Instagram, nei più vari formati che voi potete desiderare, oppure se a quel punto esportare semplicemente un filmato appunto in 360 gradi, dove sarà poi l'utente a decidere che cosa visualizzare. Oppure ancora potete decidere di far fare solo lo stitching al software della Insta360, poi esportare questo filmatone 360 e importarlo ad esempio dentro Final Cut o Premiere e utilizzare dei plugin apposta per gestire i
filmati a 360 gradi per fare il reframing o quello che poi vogliate fare da un software appunto di editing vero. Insomma, il fatto di avere una ripresa molto agevole e molto veloce purtroppo la dobbiamo pagare con il fatto di avere una post-produzione molto più complicata e molto più lenta. E questa purtroppo è una cosa che nei miei viaggi è stata abbastanza pesante, perché si memorizza una quantità di dati allucinante che poi vi tocca processare e quindi si perde quell'istantaneità che sarebbe ottima per un prodotto del genere. Però diciamo che tutte queste cose, sì, è vero, la mancanza degli accessori, il fatto che non sia impermeabile, certe caratteristiche, magari lo schermino qui LCD che non sia fantastico, va bene, sono piccoli, diciamo, difetti del prodotto, oppure caratteristiche che sono proprio classiche per le videocamere a 360 gradi, quindi non è eccessivamente una colpa di Insta360. E quindi voi vi chiederete perché io la voglia rimanere indietro se questi problemi non sono proprio dei problemi proprio di costruzione, di design di questo prodotto. E vi rispondo con la parte finale di questo video dicendovi che la cosa che più mi ha fatto arrabbiare è l'immaturità dei software rilasciati da Insta360, ovvero i software sono disponibili per iOS, quindi iPhone, iPad, per Mac e Windows, quindi c'è uno studio che si chiama Insta360 One X Studio, rilasciato sia per Mac che per Windows, e poi ovviamente anche per Android. Però purtroppo non so chi sviluppi questi software per Insta360, forse probabilmente saranno 3 o 4 team differenti, ma ogni software per ogni piattaforma ha una quantità di bachi allucinanti e sempre diversi da piattaforma a piattaforma. Per esempio, la versione su iOS è molto più avanti nello sviluppo della versione per Android, e quindi io mi trovavo sempre a fare le modifiche ai filmati dall'iPad piuttosto che farli al volo con il cellulare. La versione desktop poi ha ancora un set di feature completamente diversa da quelle mobile, che potrebbe aver senso, però per certe cose è molto più incompleta. Per esempio, se volete far velocizzare un filmato, ebbene, non è disponibile la modalità chiamata motion blur per diciamo smussare le transizioni nel filmato velocizzato, che è veramente bella, ma è disponibile solo sul mobile. Sul desktop potete fare lo stitching dei filmati fino a 5,7K, che invece su mobile non si può fare, si può fare solo fino a 4K, ma capirete che su un filmato 360 perdere quasi 2K di qualità è una grave perdita, quindi volete mantenere la massima qualità, ma questa cosa si può fare solo sul desktop. Ma cosa succede? Su desktop, perlomeno su Mac, tutte le volte che io provavo ad esportare anche filmati da 30 secondi, da farne lo stitching a 5,7K, il software si crashava in maniera veramente amara. Su mobile invece non potete fare il reframing e combinare la modalità, diciamo, normale, 16 noni di visualizzazione, con la modalità Tiny Planet. Non ho sinceramente capito perché, mentre invece questo risultato si può ottenere se utilizzate la modalità Free Capture, ovvero inquadrate quello che volete mentre tenete premuto il tastino REC, che è un REC virtuale perché state editando un file che avete già registrato, e allora lì muovete con il giroscopio il vostro iPad o il vostro Android e il software memorizza tutti i vostri movimenti e quello che state inquadrando in quel momento. Molto bello, ma non potete mai modificare quello che avete registrato in questo modo. Se voi avete un video di 10 minuti, fate tutto il reframing 10 minuti, così ve lo guardate tutto, zoomate, non zoomate, bla bla bla, e poi in un punto avete fatto un piccolo errore, volete correggerlo, non potete, dovete rifare tutto da zero. Inoltre, a parte questi bachi veramente fastidiosi, il software secondo me è veramente poco ottimizzato, perché sul mio MacBook 2015 io posso far andare, non so, un Final Cut a una velocità stratosferica e fare lo stitching di un video di un minuto, sempre con lo stesso MacBook Pro ma col software Insta360, ci mette 20 minuti. E se lo fate da dispositivi mobili, tipo da un iPad, da un Android, ciao ciao. E anche quando vi trovate ad editare con la app Insta360 su mobile, se il vostro smartphone o il vostro iPad non è molto recente, e sugli iPad anzi consigliano di avere un iPad Pro perché sennò non funziona. Io lo sapete, ho un iPad 2018 normale, funziona abbastanza l'editing, ma se io mi trovo a velocizzare i filmati, ebbene, non li vedrò velocizzati fin quando non clicco l'export. E questa cosa è molto scomoda, perché voi non capite mai a che velocità sta andando il filmato. Spesso dovete mettere, che ne so, 4x oppure 16x, tra l'altro non c'è l'8x, non si capisce perché, e non avete idea di quanto poi sarà troppo veloce, e vi ritrovate a rifare 10.000 volte sempre le stesse cose. Quindi è proprio più per l'immaturità dei software, che per un'immaturità del prodotto, che io appunto ho deciso di rimandare indietro, grazie fortunatamente ad Amazon,
questo prodotto, e spero che i soldi, diciamo, non ce li rimetta Amazon, ma che ce li ripaghino Insta360, perché questa cosa è una cosa che oggigiorno fanno purtroppo tante aziende e che è insopportabile, ovvero far fare a noi utenti che compriamo i prodotti da beta tester. Questa cosa deve finire, cioè non possono, questa videocamera ormai ha già, diciamo, 6 mesi, nel senso è stata lanciata già alcuni mesi fa. I produttori devono smetterla di rilasciare i prodotti fatti a metà e poi risolvere i bachi quando la gente se ne accorge. Non è giusto, una videocamera che tra accessori una cosa e l'altra spendi 400-450 euro, non è che dopo 6 mesi dall'uscita ancora i software sono così, ed è un vero peccato, perché se no il prodotto sarebbe veramente bello e avrebbe delle potenzialità, secondo me, grandi, ed è anche molto divertente da usare, è anche molto divertente poi il processo creativo a posteriori di post produzione per tirar fuori le immagini poi finali. Penso che sarà un arrivederci, ovvero direi che con Insta360 ci diamo appuntamento magari all'anno prossimo per la nuova versione. Ecco, magari tra l'altro consiglierei a Insta360 One X, cioè trovate un nome che non sia l'Xbox, penso si possa fare, ormai tutti usano One X, cioè trovate un nome, no? Quindi nella mia personalissima esperienza questa videocamera è rimandata a settembre, ma se voi la possedete e avete avuto un'altra esperienza differente dalla mia, oppure avete un'altra videocamera 360 che magari funziona meglio o magari funziona peggio e costa molto di più, non lo so, fatemelo sapere come al solito qua sotto in un commento per qualsiasi domanda, informazione, come sempre lo sapete, a me piace moltissimo rispondere ai vostri commenti, e se ne avete voglia lasciatemi un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale così rimaniamo in contatto, e come al solito ci vediamo presto sempre qui per un altro video. Ciao a tutti!